facciamo quattro chiacchiere con Ferdinando. Benvenuti all'ultima puntata di Quattro Chiacchiere con Ferdinando. Un saluto da Sasha e Angela. Oggi intervistiamo Mark Camilleri, cantautore. Benvenuto Mark. Buongiorno. Partirei con una domanda semplice. Quando ti sei iscritto in Bocconi, pensavi che avresti potuto fare anche questo o ti sei iscritto comunque per continuare sul campo economico? Guarda, io l'ho fatto su una scelta, non mi piace usare la parola razionale, però è quella che è, che comunque alla fine abbiamo tutti comunque un futuro da cui pensare, quindi ho pensato che comunque a Bocconi offriva un'opportunità che pochi hanno e quindi l'ho presa, però una cosa non esclude l'altra, ho continuato con la mia musica, ho fatto tutto a tempo, sono a tempo, questo lo so che non sembro quello che sembra a tempo, però sono a tempo, questo lo esplicito, e no, quindi sono contento di averlo fatto perché uno anche mi fa apprezzare l'altro. A me piacerebbe che tu ci esprimessi il tuo concetto di musica, che cosa per te significa fare musica? La musica più di una cosa è una scelta di vita, secondo me è quello che mi fa risentire, che mi dà equilibrio, mi dà pace, cioè che è una cosa che comunque in questi due ultimi anni ero un po' confuso e quindi mi ha ridato un bilancio che mi ha permesso di vedere le cose chiaramente. E il feeling che ti dà la musica sono molto contento che qualche volta le parole non possono descrivere certe cose, questa è una delle volte. La musica è la musica, appunto. E invece come riesci a conciliare la tua passione, che sta diventando poi anche un lavoro, con lo studio? Hai detto che se impari con gli esami, come fai, insomma, dove prendi il tempo per fare entrambe le cose? Questa è una domanda che anche i miei genitori mi chiedono, fanno come cazzo fai? E me lo chiedo anche io qualche volta, quindi ho due modi di vedere, o la Bocconi è molto facile o ho avuto molta fortuna durante questi 3 anni, perché la verità è che non studio molto, non ho, diciamo, ho fatto gli esami principali bene, tipo economia, quelli lì, ma tutte le cose in più ho sempre trovato tempo per non studiare, focalizzare sulle cose che volevo, sempre passando gli esami. Quindi è questione di trovare un equilibrio giusto tramite lo studio e la musica che penso aver trovato. Io volevo chiederti se c'è una persona in particolare che ti ha incitato a portare avanti questa passione, a vederla anche come qualcosa di più che un hobby o una passione semplicemente. Non c'è stato nessuno in particolare che mi ha dato voglia di suonare o... Cioè, penso che comunque tutti cominciano a suonare per un motivo personale, poi ovviamente c'è il fascino di voler suonare qualcosa che comunque è percepito come una figata nella società, però quando suoni ore e ore ogni giorno è una cosa proprio personale, quindi è proprio frutto di... cioè era una voglia che si è trasformata in un bisogno e mi ha dato la possibilità, di, come ho detto prima, di esprimermi in tanti modi, e questo è il motivo per il quale continuo e faccio musica e voglio fare musica. Sappiamo che è uscita la tua canzone, che si chiama Make You Mine. Ne vogliamo sentire un pezzo? Un pezzo? No, sentiamola. Aspettavo che mi saltava addosso la chitarra. No, sentiamola. Think about a good time, think about a right time, think about a time when we used to be friends, think about a cool time, think about a sad times, to push you away, run away. Io volevo farti una domanda un po' curiosa, cioè se c'è una canzone che magari ascolti e pensi, mannaggia, ma perché non l'ho scritta io questa canzone? Questo mi viene spesso quando ascolto una nuova canzone, che però c'è, diciamo, che una delle canzoni che veramente mi ha detto cazzo, perché non sono stato io, è stato You Somebody by Kings of Leon, che è stato anche uno dei motivi principali per cui ho cominciato a suonare, che volevo svegliarmi la mattina e poterla suonare, e Kings of Leon hanno scritto delle canzoni che mischiano un rock e un... cioè è proprio un rock mainstream che è molto difficile da trovare, e You Somebody era proprio... era perfetta quella canzone, perfetta.
Complimenti. Grazie, grazie. Grazie per essere stato qua. Vi ringrazio. Grazie mille, Marco. Grazie a voi e grazie per la vostra possibilità di esprimerci in un modo un po' più, diciamo, date la possibilità a certe persone diverse di esprimersi più chiaramente e di rinforzarci nelle nostre cose, nelle cose che vogliamo fare. Quindi per adesso Ferdinando, ci salutiamo anche Ferdinando perché, ripetiamo, questa è l'ultima puntata della stagione, sperando ce ne sia un'altra. Vi salutiamo.